Siamo ancora presso un parcheggio, o meglio, tutto alberato, parco di Gianola, Riviera di Ulisse, in occasione di un evento importante, il settimo evento sarebbe Gianola Trail. Ecco, abbiamo tra i partecipanti c'è il dirigente di una squadra che proviene dalla provincia di Frosinone, di Ceccano. Che ci dice del gruppo, della sua squadra, che ha trovato difficoltà o meno? No. Difficoltà sulla corsa? No, no, assolutamente no, ci siamo divertiti, corsa molto bella, interessante. Beh, chi non è del mestiere direbbe ma è fangoso, non può essere bello, no? No. Invece? No, è molto molto. Ci siamo venuti apposta. Ecco, per questo, per infangarvi, perché... perfetto. Per il fango, per trovare il fango. Per il brillo, perfetto, perfetto. Siamo tutti amici. Siamo tutti amici e ci siamo divertiti veramente tanto, quindi. Un gruppo di quattro, siete. No, eravamo più, gli altri già sono a cambiarsi, siamo un gruppo di una trentina di persone, tutti amici, e ogni domenica cerchiamo di divertirci così ci scarichiamo anche dalle fatiche della settimana. Lei è Anna Maria e lei è Agnese. E io allora, sicuramente ci vedremo anche il prossimo anno. Esatto. È la prima. Avete partecipato per la prima volta a questo Gianola Trail? Seconda edizione, però. Seconda edizione. La seconda volta. Per me è la prima. Anche per me è la prima. E effettivamente è stupendo, questo è un trail stupendo. Sì. Ci siamo divertiti tantissimo. Preferite più la zona pianura o montana? Montana. Quindi andate, dovrete cercare la zona degli Appennini, giustamente. Sì. E di solito dove partecipate? Abbiamo fatto il trail di Veroli. Poi altri trail sparsi, dipende se riusciamo, tra impegni di famiglia e cose cerchiamo di unire l'utile al dilettevole senza incorrere in sanzioni amministrative a casa. A casa, certo. Abbiamo sì. Fatto anche la Spartan di Orte. Quindi organizzate come gruppo, vi associate in macchina, fate un bel... Facciamo 2-3 macchine a seconda di quanti siamo e partiamo tutti quanti insieme, dividiamo le spese, ci divertiamo, se riusciamo portiamo le famiglie, se vogliono venire, solo che è impegnativo, bisogna alzarsi presto la mattina, bisogna avere un po' di testa per farlo. Per voi non ci sono problemi. Tanta passione, e poi tanta salute. Manca però, per venire qui vuol dire che fate esercizi, allenamento, logicamente, e dove, che scegliete voi? Che zona scegliete per fare? Vicino casa di solito, c'è chi va in palestra, soffriamo della palestra da casa, dipende poi dalle condizioni meteo, chi va un po' in bicicletta, chi corre un po' da solo, delle volte ci riuniamo senza gare e corriamo in gruppo, siamo amici anche nella vita, quindi perfetto, è un buon esempio di... Perché amo anche il ciclocross, quindi il ciclocross è fango e quindi... Deve abbinare due cose, non è facile, abbinare... Però siamo oggi un gruppo affiatato. Oggi però abbiamo dato e siamo soddisfatti. Siamo un gruppo affiatato. Adesso andiamo a mangiare qualcosa. La cosa bella della corsa è che possiamo mangiare e bere senza problemi, amici. Perché avete già consumato, quindi... E ovviamente domenica scaricato tutto quello che accumulato in una settimana. Vero. Tutti quanti lavorate sicuramente. Sì, fortunatamente quindi... più o meno tutti lavoriamo. Perfetto. Tutti più o meno liberi professionisti. Va bene, buone cose. Grazie mille, a più tardi. Grazie.